Anno nuovo e vita completamente nuova per il campionato primavera, che quest'anno cambia il suo format. Il Napoli disputa il campionato primavera 1, affrontando solo le squadre di Serie A in un girone unico disciplinato da un sistema di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Gli azzurrini debuttano contro il Genoa. Entrambe le squadre si presentano con tre fuoriquota classe 98. Saurini ha Leandrigno a sua disposizione e schiera gli acquisti provenienti dal Carpi, il terzino sinistro Scarf e l'esterno offensivo Mezzoni. Il primo spunto è di Zerbin, che al quarto raccoglie un lancio di Otranto e prova un tiro dal limite dell'area che si spegne al lato. All'ottavo il Genoa è più incisivo e impegna subito Scheper. Zabo serve Karic, che sopraggiunge al rimorchio. Il centrocampista svedese cerca l'angolino basso, Scheper si distende e devia il tiro in calcio d'angolo. Al dodicesimo è ancora Zerbin il più attivo. Il numero 11 azzurro avanza palla al piede e sfodera una conclusione dal limite dell'area, che a causa del vento diventa ancora più insidiosa, ma Rollandi riesce a controllare il pallone. Due minuti dopo Gaetano perde palla nella propria tre quarti. Il Genoa affonda il colpo con Zanimacchia, che cerca il gol della domenica. La sua conclusione termina di poco a lato all'altezza dell'incrocio dei pali. Al quindicesimo Zerbin ha la migliore occasione del primo tempo. Leandrigno allarga il suo fronte d'azione, si sposta sulla destra e crossa al centro per il taglio del suo compagno, che di testa anticipa tutti ma schiaccia il pallone, che dopo il rimbalzo termina alto sopra la traversa. Al 24esimo il Napoli sfonda ancora a destra. Otranto premia l'avanzata di Schiavi, che va al cross. Zerbin va in anticipo su Zanoli, ma non riesce a battere Rollandi. Porta a casa solo un calcio d'angolo. Saurini sposta sulla destra Gaetano. Il numero 10 azzurro al 43esimo verticalizza per Schiavi, che tenta la conclusione sul primo palo, ma Rollandi blocca la sfera. Nell'intervallo Saurini realizza un cambio, entra Micillo per Leandrigno, che dà forfè per problemi fisici. Gaetano prende il posto del brasiliano al centro dell'attacco, Micillo rinforza la mediana. Passano solo 7 minuti e Saurini sostituisce anche Mezzoni. Al suo posto entra Palmieri, che sarà l'eroe di giornata. L'inizio del secondo tempo è però di marca genoana. Al 54esimo Zanimacchia spreca una clamorosa occasione. Mikovski sulla fascia sinistra guida la ripartenza, va via a Schiavi sullo scatto e crossa per Zanimacchia, che non inquadra lo specchio della porta. Al 56esimo Gaetano cerca di infilarsi tra le maglie della difesa del Genoa con un'azione personale, una giocata classica del suo repertorio, ma viene fermato da tre avversari. Il Napoli protesta per un presunto fallo e il Genoa riparte. Zabo sul lancio di Altare si inserisce nell'area di rigore degli azzurrini e sfodera un diagonale neutralizzato da Scheper. Al 62esimo Zanimacchia si ripete, ne spreca un'altra. Scarf è scavalcato da un rinvio di Rollandi. Si inserisce Tazzer, che va al cross. Il numero 10 del Genoa spedisce il pallone al lato da buonissima posizione. Gol sbagliato, gol subito. La vecchia legge del calcio è ancora una volta efficace. Al 64esimo Otranto valorizza uno schema. Pennella su punizione. Palmieri di controbalzo la spedisce nell'angolino basso e porta il Napoli in vantaggio. È la giornata di Palmieri, che al 71esimo raddoppia. Tutto nasce da una giocata di Gaetano, che sulla sinistra va via a due avversari e realizza un cross basso per Basit. Oprut lo anticipa, Mikovski allontana. Otranto porta a casa il secondo assist di giornata, perché Palmieri trova un'altra intuizione vincente. Conclusione dalla distanza e palla sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli sembra controllare con serenità la partita, ma nel finale si complica la vita. All'84esimo il Genoa guadagna un calcio d'angolo con una conclusione di Mikovski, deviata da Schiavi.
Sugli sviluppi del corner, Shepherd si fa anticipare in uscita da De Paoli. Si innesca un batti e ribatti nell'area piccola. Lo risolve Altare, che deposita il pallone in rete a porta vuota. Il Genoa accorcia le distanze. Il Napoli va in ansia. Saurini inserisce Senese per Gaetano, schierando la difesa a 5. I rossoblù ci provano con i lanci dalla difesa. Gli azzurrini alzano il muro, ma fanno fatica a ripartire. Il Genoa però non è mai pericoloso. Corrono anche i 4 minuti di recupero e il Napoli inizia con una vittoria la sua avventura nel campionato Primavera 1. Il debutto si conclude con un sorriso e l'abbraccio di tutto il gruppo a Palmieri, il modo migliore per prepararsi ad una settimana all'insegna della doppia trasferta. Mercoledì in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk e domenica a Verona contro il Chievo.